Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Scopriamo subito insieme quali sono gli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Fidi Toscana, la regione diminuirà la partecipazione azionaria. Inaugurata la mostra fotografica Voci di Libertà. Il dibattito in aula si è concentrato sulle prospettive sulla trasformazione di Fidi Toscana, realtà nata nel 1975 per volontà della regione con lo scopo di facilitare le imprese ad ottenere l'accesso al credito. Creare un'agenzia dello sviluppo partendo da Sviluppo Toscana, oggi società in-house, rivedere il ruolo di SICI, Sviluppo Imprese Centro Italia e diminuire il peso della regione nel pacchetto azionario di Fidi Toscana con l'affidamento della maggioranza delle quote al privato e cercando nuovi partner industriali. Questo in sintesi il futuro societario di Fidi, illustrato in aula dall'assessore regionale all'economia Leonardo Marras. Non soltanto la Corte dei Conti, anche Prometeia ci dice alto là, con la presenza di un'altra società in-house, questo progetto non si può fare. Vogliamo andare avanti? È rischioso, perdiamo tempo. Quindi, bisogna prendere atto di un'altra soluzione. Dove? Qual è l'altra soluzione? Allora, qui la Regione Toscana non ha il 50-51%, è l'azionista di riferimento, ma la maggior parte del capitale è nelle banche che per una serie di motivi, si sono disinteressati, non hanno aiutato Fidi. Allora che facciamo? Il mercato è cambiato, abbiamo dei mercati con degli importanti operatori e allora che cosa bisogna fare? Creare un pacchetto di maggioranza e cercare di metterla sul mercato ma questo non significa che la regione dovrà uscire fuori, perché il 51% è nelle banche. Se le banche non intendono, non sono più interessati, creiamo un pacchetto di maggioranza e cerchiamo, e questo ovviamente facciamo, andrà avanti la nostra giunta, a vedere chi ci propone un'idea imprenditoriale valida per Fidi Toscana, mettendoci anche capitale. Perché il mercato del credito è particolarmente, ci sono grossi operatori, quindi per coprirgli anche le spalle, perché da sola, solamente con una regione toscana che ha anche altre finalità, non ce la facciamo. Approvata una risoluzione di PD e Italia Viva nella quale si invita la Giunta a perseguire la trasformazione di Sviluppo Toscana in un'agenzia per lo sviluppo regionale in-house. Chiediamo anche all'assessore che venga nuovamente in consiglio a riferirci a seguito dell'esito della manifestazione di interesse in maniera tale che potremo in quel caso a ragion veduta fare le nostre riflessioni e dare gli indirizzi finali per poter procedere a quello che sarà il futuro della strumentazione di cui la Toscana si dota per il sostegno alle imprese. Questo scenario non era chiaro tanto tempo fa, perché ci sono state delle modifiche normative che hanno profondamente inciso. E quindi credo che è giusto ed è, a mio avviso, accorto tenerne conto e modulare il nostro percorso, la nostra riflessione, le nostre scelte a seguito, cioè, di quello che si è modificato e a seguito anche dello studio che ci ha proposto l'advisor, che noi, fra l'altro, come Partito Democratico, avevamo chiesto di coinvolgere già nella risoluzione 75, quella precedente che era seguita alla comunicazione che aveva fatto allora l'assessore Maras. Ma i cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza. Solo creando ricchezza la si può distribuire. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, affidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fidi Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il
il fondo di garanzie centrali e con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorzi fidi del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiato, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge di, la politica non chiede, non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente, quindi il nostro convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno soprattutto del settore commerciale, artigianale o piccole e medie imprese che più di altri stanno faticando, mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare al loro fianco. Sentiamo adesso la posizione dei consiglieri espressione dell'opposizione. Fondamentalmente non ci convincono i tempi, perché dal 2018, quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fidi Toscana, abbiamo perso tempo allora, abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Gianni, perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica e quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte, abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi, quindi abbiamo perso tantissimo tempo. I bilanci di Fidi, non detto da me ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, 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 ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico, e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che, se tutto va bene, avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fidi Toscana, che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie, e su queste la Giunta non ha chiaro quello che succederà, oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in Fidi Toscana, per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Mi piace ricordare che neppure, ecco, due anni fa in campagna elettorale da una parte il governatore attuale Gianni diceva che avrebbe trasformato Fidi Toscana in house, dall'altra parte Susanna Ceccardi diffidava da comprare nuove quote di Fidi Toscana da parte della regione, quindi trasformarla in house. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato, ecco, detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di Fidi Toscana da parte della regione Toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività, ecco, di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in sviluppo toscano, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fidi Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. La valutazione è veramente sorprendente, non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la regione toscana dichiara non più strategica, e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate appunto alle garanzie di Fidi Toscana. Non si è capito come mai la regione toscana ha creato due società praticamente uguali e adesso se ne accorge e si vuole disfare di quella che è nata prima. Quindi un sospetto c'è, ossia che cosa c'è dentro la pancia di Fidi Toscana? È stata veramente risanata? Come mai la regione toscana se ne vuole disfare? Quello che è stato sollevato da più parti è stato anche
questo iter strano di una comunicazione senza far passare l'argomento dalle commissioni competenti, dove i consiglieri possano approfondire e leggere i dati. Non si può mandare una comunicazione il venerdì per poi parlarne il martedì senza poter vedere i numeri, approfondire anche alla presenza dei dirigenti regionali. Ci sono forti incertezze su questa strategia. Anzitutto abbiamo perso un anno prezioso in cui Fidi Toscana aveva portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare una prospettiva in house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su Sviluppo Toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile, perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della Giunta Giani, il primo vero fallimento politico. Oggi sentirsi dire in aula che Fidi Toscana è a rischio nella propria continuità aziendale non rende naturalmente appetibile agli operatori di mercato proporsi anche per fare questo tipo di investimenti. È un'operazione che deve essere fatta, se la Giunta riterrà appunto di portarla avanti come sembra, in tempi rapidissimi. Io credo che da qui massimo a giugno dobbiamo avere certezza su chi sono gli investitori privati, altrimenti, ripeto, continuiamo a macinare milioni, a bruciarli anzi, e quindi a bruciare risorse dei cittadini toscani, e soprattutto lo facciamo senza una vera effettiva strategia che riorganizzi il complesso delle società partecipate. Intanto dobbiamo dire che non ci sono state delle risposte, avevamo chiesto in Consiglio regionale, non ci basta un piccolo documento di 4 pagine di Prometia, quando il documento complessivo è di oltre 250 pagine. Lo riteniamo un atto assolutamente sconsiderato ed anche offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali. La documentazione di Prometeia doveva essere data ai consiglieri regionali in tempo utile per studiarla e per farsi un giudizio, perché troppe volte la politica è condizionata dai pregiudizi. I consiglieri regionali, come tutti i politici, dovrebbero invece avere soltanto giudizi, e i giudizi consapevoli li hai se hai gli strumenti per formarti quel giudizio. E Prometeia era un elemento essenziale, quella relazione, per capire e per formarsi un giudizio. Noi sosteniamo alcune cose che abbiamo portato in Consiglio regionale. Il primo, abbiamo bisogno di una finanziaria regionale. Abbiamo bisogno di una finanziaria che abbia dentro il 106 per sostenere e per fare garanzie alle imprese. Abbiamo bisogno di una gestione fatta di competenza. Basta i prestiti e gli aiuti agli amici degli amici. Si aiutano i progetti industriali, si aiutano le imprese del territorio, prevalentemente quelle che stanno in Regione Toscana per quanto ci riguarda, e si aiutano le imprese, non quelle che sono destinate a chiudere, ma quelle che hanno una prospettiva, che hanno i livelli occupazionali. Il terzo elemento che chiediamo è che la scelta venga fatta in tempi celeri, in tempi veloci, perché il tempo è un elemento essenziale per il sistema produttivo di questo paese, cioè entro 3 mesi. È stata inaugurata al Centro Expo di Palazzo del Pegaso la mostra Voci di Libertà, che racconta una pagina di storia poco conosciuta, quella dei soldati italo-americani che durante la Seconda Guerra Mondiale combatterono in Italia con la divisa dell'esercito americano per liberare dal nazifascismo la terra in cui erano nati i loro genitori o i loro nonni. Sono ormai quasi 10 anni che facciamo ricerca in archivi, sulla stampa e quant'altro, ma soprattutto questo è un lavoro che si basa su una forte empatia con veterani che abbiamo incontrati, ormai stanno scomparendo, ma ne abbiamo incontrati alcuni anni fa, ma anche con figli e figlie di questi veterani. Quindi si è creato un vero e proprio legame, una sorta di network, perché i discendenti sono molto desiderosi di raccontare questa storia. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto. Qualche mese fa, quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito, ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina, i genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. E questa mostra è un modo per
per dire grazie, grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile, e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia, i loro avi, e credo che insomma ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.